Ok, oggi parliamo di Tekken, ma prima Sigla! Bene. Prima di cominciare però vorrei fare un paio di piccole precisazioni, ok? In questo video non andrò a parlare di tutti i Tekken usciti fino ad ora, anche perché insomma potrebbe uscire un video molto lungo e noioso soprattutto. Però se dovesse piacervi e interessarvi questo piccolo format che stiamo portando sul canale, potremmo anche decidere di ampliare il discorso. Nel senso, in questo caso stiamo parlando soltanto delle sette saghe principali di Tekken, però magari in un prossimo episodio, in un prossimo video, chi lo sa. Potremmo anche decidere di mettere anche le saghe non canoniche come i Tag Tournament, Dark Resurrection e chi più ne ha più ne metta, insomma. Quindi, se vi dovesse interessare, commentate, mettete mi piace e soprattutto iscrivetevi al canale per nuove informazioni. E detto questo, cominciamo. Oh, quanti di voi si ricordano del primo Tekken? E io no, perché non ero neanche nato e quindi non me lo posso ricordare. E lo so, faccio schifo. Vabbè, ok, me ne vado, addio, addio. Comunque, Tekken è un picchiaduro 3D sviluppato e prodotto dalla Namco. Tekken, ovvero Pugno di Ferro, è il nome del torneo di arti marziali in cui si cimentano i protagonisti, che ambiscono al titolo di The King of Iron Fist Tournament, ovvero il re del torneo del Pugno di Ferro. Forse sarebbe stato meglio lasciarla in inglese questa parte qua. Originariamente era un gioco arcade, per i cabinetti in sala giochi per intenderci. In seguito convertito per PlayStation per la prima volta nel 1995. Eh sì, sto leggendo tutto da Wikipedia. Lo so, faccio schifo, non ci posso fare niente. Il gioco presentava già tutti gli aspetti che hanno reso celebre l'intera serie di Tekken. Grande fluidità, grafica curata. Insomma, erano altri tempi, dai, non si può dire nulla. E match rapidi. Alcuni singoli attacchi sono particolarmente devastanti e le combo permettono di mettere a segno anche una decina di colpi consecutivi. La storia del primo Tekken è abbastanza semplice. Il Tekken è il più grande torneo di arti marziali mai organizzato, dove il vincitore sarà dichiarato essere il più forte del mondo. Oltre alla fama, il vincitore riceverà anche una somma in denaro molto molto alta. Tra gli avversari da battere ci sarà Heihachi Mishima, uno dei protagonisti principali della saga, che si rivelerà essere, beh, non proprio una brava persona. Vi diciamo soltanto che questo losco individuo gettò suo figlio Katsuya, di 5 anni, in un burrone, solo perché si era distratto durante gli allenamenti. Miglior padre dell'anno! Ovviamente la storia si basa soprattutto sulla vendetta di Katsuya, che circa 17 anni dopo parteciperà al torneo per la resa dei conti con suo padre. Bene, ora passiamo a Tekken 2. Non c'è molto da dire su questo capitolo, visto che non sembrerebbe apportare stravolgimenti rispetto al suo predecessore, ma si limita a portare alcune migliorie abbastanza significative. La trama di questo secondo capitolo è la seguente. Katsuya sconfigge suo padre Heihachi e si vendica lanciandolo nello stesso burrone in cui venne gettato 17 anni prima dal vecchio, acquisendo così la Mishima Zaibatsu, ovvero l'impero del padre. E certo, pure raccomandato. Ovviamente la caduta non uccide il vecchio Heihachi, che intraprende un lungo allenamento che dura 2 anni per battere il figlio al prossimo torneo. Il gioco ci presenta 25 personaggi giocabili, aggiungendone 6 nuovi ai 19 precedenti. Ovviamente non mi dilungherò su questo aspetto. Quindi passiamo a Tekken 3. Tekken 2 si conclude con la vittoria di Heihachi su Katsuya, che da buon padre amorevole qual è, decide di buttarlo in un vulcano. E mi sembra giusto. Insomma, Heihachi decide di fondare la Tekken Force, un'organizzazione militare al servizio personale della Mishima Zaibatsu. Un giorno, durante uno scavo in Messico, una forza oscura molto potente attacca gli uomini di Heihachi, e l'unico sopravvissuto riferisce al vecchio che ad attaccarli è stato Ogre, o Ogre, non so come si pronuncia, il dio dei combattimenti. Heihachi si mette alla ricerca di Ogre, o Ogre, con il fine di servirsi del suo potere per scopi personali. Una sera Mishima riceve una visita del tutto inaspettata da parte di Jin Kazama, suo nipote, nato dal rapporto di Kazuya e Jun Kazama, e gli chiede di accettarlo come suo allievo per poter battere Ogre al prossimo torneo di arti marziali. Il vecchio accetta, passano 3 anni e Jin diventa più forte. Ovviamente non vi dico come va a finire perché, insomma, dovete giocarvelo. E soprattutto perché sono una brutta persona, lo so.
Oltre ad aggiungere nuovi personaggi e a toglierne dei vecchi, come i già citati Jun e Kazuya, sono presenti tre modalità di gioco. Tekken Force è un picchiaduro a scorrimento in cui si devono affrontare molti nemici di piccolo calibro e ogni tanto boss più potenti. Si sviluppa in 4 livelli e se si riesce a finire questa modalità senza mai morire, si potrà sbloccare l'ultimo personaggio. Tekken Ball è una partita a beach volley. È una partita a beach volley. Non c'è nient'altro da dire. Ed infine, Practice Mode. Niente, questa è la modalità allenamento. Nulla di... niente, cioè, insomma, tu ti alleni, picchi, il personaggio quello non si muove. Allora, la Practice Mode. Classica Practice Mode. Vabbè, andiamo avanti. Bene, ora passiamo a Tekken 4. È il quarto capitolo della saga, ma il primo a fornire un testo introduttivo diverso per ciascun personaggio all'inizio della modalità storia. Inoltre, permetteva di poter salvare gli incontri, in modo da poter rivivere i match più emozionanti. Troviamo una maggior cura dei personaggi e sfondi interattivi, che possono essere demoliti dai giocatori stessi durante l'incontro. Inoltre, da questa serie in poi, i personaggi non avranno più un loro stage personale, tranne che per i boss. E come se non bastasse, sto continuando a leggere da Wikipedia. Lo so, sono poco informato e faccio schifo, che ci posso fare? Ma Nick, scusami, tu non hai ancora parlato né della storia né dei personaggi che hanno aggiunto al gioco. È proprio vero. Tekken 5. Anche qui abbiamo diverse modalità. La classica modalità storia, la modalità Time Attack, che è più o meno identica alla modalità storia ma senza le cinematiche e i dialoghi dei personaggi, la modalità Arcade, che permette di scontrarsi praticamente all'infinito aumentando il proprio livello di combattimento iniziando da principiante fino ad arrivare a Tekken Lord. Poi abbiamo la modalità Tekken Devil Within, dove vestiremo i panni di Jin Kazama, in una sorta di picchiaduro a scorrimento 3D, dove bisogna sconfiggere una serie di nemici. Sconfiggendo un buon numero di nemici, si caricherà una barra che ci permetterà di trasformarci in Devil Jin. Poi abbiamo Anniversary Tekken Arcade. Questa è una modalità che ci permette di giocare ai primi 3 capitoli della serie. Sopravvivenza è molto simile alla modalità arcade, con la differenza che ad ogni scontro la vita persa non si rigenera. Infine abbiamo la classica modalità versus, dove 2 giocatori si possono scontrare liberamente scegliendo i personaggi, l'arena e il numero di round. Dai che siamo quasi alla fine! Tekken 6. Il gioco vanta il più alto numero di personaggi mai comparso nella saga, 43. Sono presenti 12 arene multilivello e diversi personaggi hanno subito diversi cambiamenti, come Low, Lei e soprattutto Yoshimitsu. Sono state introdotte 2 modalità, la modalità Rage e la modalità Campagna. La prima si attiva quando la barra della vita del personaggio sta per esaurirsi. In questo caso la barra lampeggerà di rosso e i colpi inferti faranno il doppio del danno. La seconda è un picchiaduro a scorrimento in 3D che riprende le caratteristiche del Tekken Force e del Tekken Devil Within. All'inizio si vestiranno i panni di Lars Alexanderson, ma con il progredire del gioco si sbloccheranno anche altri personaggi. È possibile sbloccare anche oggetti per personalizzare i personaggi giocabili. Bene, ora parliamo di Tekken 7. A differenza dei capitoli precedenti, Tekken 7 presenta molte meno modalità rispetto al solito, con le storiche modalità sopravvivenza, attacco a tempo e battaglia a squadre eliminate. Anche la battaglia fantasma viene eliminata e sostituita dalla battaglia tesoro, dove si affronta una serie infinita di avversari con l'aggiunta di boss e battaglie speciali, con lo scopo di vincere denaro battaglia o oggetti per la personalizzazione. Tuttavia non è possibile scegliere il proprio avversario a differenza della battaglia fantasma. È presente invece la battaglia arcade, dove si affrontano alcuni nemici con l'ultimo incontro che è sempre contro Akuma o Kazumi. Per quanto riguarda il gameplay, questo ha subito qualche cambiamento, con il Bound introdotto in Tekken 6 che viene sostituito dallo Screw Trigger, dove il personaggio, invece di rimbalzare per terra, tiene alzate le gambe, permettendo così di effettuare colpi aggiuntivi. Vengono inoltre introdotti 2 super attacchi eseguibili in modalità rabbia da tutti i personaggi. Le Rage Art, che effettuano ingenti quantità di danni e che colpiscono sempre l'avversario a meno che questi non sia in guardia. E le Rage Drive, versioni potenziate di determinati attacchi. Inoltre ogni personaggio ha a sua disposizione almeno una Power Crush, cioè una mossa che va a segno assorbendo il danno di un eventuale attacco nemico eseguito in contemporanea. La versione per PS4 è l'unica che offre la modalità Jukebox, che permette di sostituire le musiche del gioco con altre di proprio piacimento, provenienti da tutti i capitoli della serie. Tuttavia c'è da dire che alcune musiche non sono selezionabili per motivi di copyright. Lo so. Che brutta cosa.
Ok, siamo arrivati finalmente alla fine del video. Io spero di non essere stato troppo noioso, spero che il video vi sia piaciuto. Magari nei commenti lasciateci qualche consiglio su cosa migliorare, su cosa togliere, su cosa aggiungere, insomma, perché è una cosa che potrebbe aiutarci tantissimo a crescere e soprattutto che magari è una cosa che potrebbe soprattutto piacere a voi. E nulla, non ho nient'altro da dire, quindi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!